Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crostata ricotta mandorle e Nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono, per la frolla, zucchero, farina di tipo 00, burro, uovo e tuorlo, vanillina, scorza di limone e sale. Per farcire, ricotta, mandorle, zucchero, uova, amaretto di Saronno e Nutella. Diamo il via alla ricetta. Iniziare la ricetta preparando la frolla. Mettere nel boccale lo zucchero e la scorza di limone. Ed azionare il bimby per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro, l'uovo e il tuorlo, la farina, la vanillina e il sale. Ed azionare il bimby per 50 secondi a velocità 5. Formare un panetto, avvolgerne nella pellicola trasparente e riporre in frigo per 30 minuti. Nel frattempo preparare la crema senza lavare il boccale. Mettere le mandorle e lo zucchero e le facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la ricotta. Le uova. E l'amaretto di Saronno. Ed azioniamo il bimby per 50 secondi. A velocità 4. Trasferire la crema in una ciotola e riporre in frigo fino al momento dell'uso. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso la frolla dal frigo, adesso la stenderemo tra due fogli di carta da forno. Dopo aver steso la frolla, posizionarla su uno stampo per crostate da 26 cm di diametro e ritagliamo i bordi. Bucherellare il fondo con i rebbi di una forchetta. Versare la crema. E livellare bene. Mettere la Nutella in una sacca à poche. Decoriamo effettuando delle strisce. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 35-40 minuti circa. La crostata è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Crostata, ricotta, mandorle e Nutella. Grazie e alla prossima ricetta!